Ciao, oggi voglio riflettere con te su un brano che prendo da questo libro di Thich Nhat Hanh, Amare in consapevolezza. Un libricino piccolino, ma che dà degli spunti interessanti. E parliamo di rifiuto, che è un tema che a me sta a cuore. Perché a volte rifiuto delle situazioni, no? Mi viene da evitare alcune situazioni. Thich Nhat Hanh ci dice: fino a quando rifiutiamo noi stessi e ci danneggiamo il corpo e la mente, non serve a niente parlare di amore e di accettazione degli altri. Grazie alla consapevolezza possiamo riconoscere i nostri modi abituali di pensare e i contenuti dei nostri pensieri. A volte questi girano in tondo, immergendoci nella sfiducia, nel pessimismo, nella conflittualità, nel dolore o nella gelosia. Quegli stati mentali si manifesteranno spontaneamente nelle nostre parole e azioni, facendo del male a noi e agli altri. Quindi quando noi vediamo il mondo in modo negativo, facciamo del male a noi e a quelli che abbiamo attorno. Quando invece facciamo splendere la luce della consapevolezza sui nostri schemi di pensiero abituali, li vediamo con chiarezza. Riconoscere le nostre abitudini e sorridere loro, in questo consiste la pratica dell'attenzione mentale appropriata che ci aiuta a stabilire percorsi neuronali nuovi e più benefici. Sì, è importante quello che dice Thich Nhat Hanh perché finché io ho cercato di non vedere degli aspetti di me proprio perché mi idealizzavo con altre caratteristiche, con altre abitudini, non ho potuto avere un cambiamento. Quindi, per quanto sia stato un po', mi abbia creato, sofferenza fare il mio percorso anche di psicoterapia e vedere alcune parti di me che pensavo di non esercitare, di non mettere, come mi ricordo una volta con la psicoterapeuta che mi aveva detto che avevo agito delle parti sadiche, io c'ero rimasta particolarmente male, non pensavo di poter agire delle parti sadiche. In realtà quello mi ha liberato perché sapendo appunto di avere varie parti, io ho imparato ad amare e accettare me stessa. Quindi noi dobbiamo partire dallo smettere di rifiutare aspetti nostri e degli altri perché man mano invece che li impariamo ad accettare, ci possiamo liberare dalla negatività che quegli atteggiamenti lì ci possono creare se sono inconsapevoli. Inoltre aggiunge Thich Nhat Hanh del grande potere risanante dell'amore. Lui dice: la parola sanscrita karuna spesso è tradotta con compassione. Compassione significa soffrire con un'altra persona, condividere la sua sofferenza. Karuna è molto più di questo, è la capacità di rimuovere e trasformare la sofferenza, non solo di condividerla. Quando vai dal medico, se egli si limita a condividere la tua sofferenza, non serve a molto. Un medico deve aiutare la persona a guarire dalla sofferenza. Quando ami qualcuno, dovresti essere capace di dargli sollievo e aiutarlo a soffrire di meno. È un'arte questa. Se non comprendi le radici della sua sofferenza, non puoi aiutare l'altro, proprio come un medico non può guarirti dalla malattia se non ne conosce la causa. Occorre comprendere la causa della sofferenza della persona che ami per poterle offrire un qualche sollievo. E proprio su questo io ho imparato che se non vedevo le mie sofferenze, non sapevo comprendere le sofferenze degli altri. Credo che nel mio lavoro da psicoterapeuta io utilizzi tantissimo questo, cioè riesco a comprendere quello di cui mi parlano i pazienti perché ho fatto un lavorone per vedere molte parti di me. Adesso ho tutto il viaggio della vita per vedere tante altre parti, però imparare a vedermi, ad accettarmi, ad amarmi così come sono mi aiuta a comprendere e ad avere compassione. Devo dire che vivere in questo modo, al posto che perennemente nel giudizio, come facevo alcuni anni fa, è molto più piacevole. Non c'è niente che mi debba scandalizzare di quello che fanno gli altri.
gli altri fanno per la consapevolezza che hanno. E quindi quando utilizzo il termine compassione, che sembra un aggettivo qualificante, no? Mi fai pena. In realtà la compassione è un gesto grande di amore. Come riesco ad amare me, riesco poi a comprendere te e amare anche te, per quanto tu possa avere un comportamento che può creare sofferenza. E con questo ti lascio con un sorriso, alla prossima istantanea.